Il programma è realizzato con il sostegno della Banca Popolare del Cassinate. Virtus Cassino che punta alla vetta della classifica, Venafro che cerca punti per la salvezza. Buonasera amici sportivi ed appassionati di basket da Simone Daguanno. Oggi per la quinta giornata del campionato di Serie B Girone C, Cassino ospita qui al Pala Soriano d'Atina la Dynamic Venafro. Sfida inedita questa tra coach Vettese e coach Mascio, ma ricca di motivi di interesse, a partire dai due ex del match, ovvero Lovatti, che l'anno scorso ha ottenuto la salvezza proprio con la squadra ospite, e Mohamed Luglimi, che è stato ricordato prima per il suo campionato vinto con Cassino 2012-2013, la promozione in Serie D. Intanto proprio lui a realizzare i primi due punti del match per Venafro. Un altro motivo degli incroci di questo match è proprio coach Vettese, che è originario della cittadina in provincia di Isernia, e Cassino che è in avanti con il numero 33 Dri, che riprende il gioco dopo il fallo subito da Giovanni Ausiello, servito proprio il numero 10. Poi Grilli, uno degli uomini più in forma di questa Virtus, con quasi 20 punti a partita. Adesso Del Brocco pareggia i conti per la Virtus Cassino, partito quest'oggi in quintetto base insieme ad Ausiello, due che in genere partono dalla panchina in questo roster. Venafro in avanti con il capitano Minchella, servito Tamburrini che prova a penetrare, ma c'è stato il fallo da parte di Dri proprio sul numero 11 in maglia blu, Tamburrini. Palla Venafro con Luglimi, servito il numero 17 Fossati, che prova ad andare a canestro, sbaglia e al rimbalzo Ianes. Dri ribalta dall'altra parte per Ausiello, che spara la tripla, finisce sul ferro, al rimbalzo ancora Ianes, questa volta in zona offensiva, servito Dri, ancora Ianes, poi Ausiello, va via Fossati, va a canestro Ausiello, 4-2 Virtus. Tamburrini, il blocco del numero 19 Chiari, che adesso serve il capitano Minchella. Poi ancora Tamburrini contro Dri, va al tiro Tamburrini, bello il canestro del numero 11 Dri, servito Ausiello, ribalta ancora per Grilli, Dri, ancora il numero 33, scarica nell'angolo per Daniele Grilli, primo ferro. E ancora una volta al rimbalzo offensivo c'è Luca Ianes, che serve Dri. Poi Ianes, passaggio schiacciato per Manuel Del Brocco, che non va a canestro, poi prende il rimbalzo, sgomita, altro errore, Ausiello per Grilli questa volta, lui non sbaglia, più 3 per il numero 1 della Virtus Cassino. Tamburrini, passaggio consegnato a Luglimi, penetra il numero 7, poi c'è uno scontro tra Manuel Del Brocco e Giovanni Ausiello, ma la palla è stata persa dal numero 7 di Venafro e si riprenderà con la palla per i padroni di casa. Grilli serve Dri, poi Ausiello, Ianes, ancora Dri, sempre Luglimi a chiudere la visuale al numero 33. Ausiello, bello il passaggio per Ianes, sbaglia l'appoggio, poi Del Brocco, 9-4 a 6 minuti e 53 del primo quarto. Tamburrini, si ferma il gioco,
per il doppio fallo fischiato da parte di Fossati e poi fischiato il fallo di Yanes e quindi palla Venafro. Fossati che scambia adesso con Tamburrini che va in penetrazione, sbaglia il tiro, recupera Del Brocco che serve Dri, avanza ancora lui e poi commette fallo, secondo del match per Filiberto Dri. Fossati rimane a terra. Entrambe le squadre che vengono da una vittoria nel derby, rispettivamente Venafro che ha vinto contro Isernia, mentre la Virtus Cassino ha vinto contro la Luis Roma sabato scorso al Pala Luis per 90-76. Intanto si rialza il numero 17 Fossati, nulla di grave fortunatamente. E Virtus Cassino che sostituisce l'autore del fallo Dri con il numero 30 Lovatti. Lo dicevamo in precedenza, ex del match Fabio Lovatti. Si riprenderà con la palla per Venafro con Minchella. Servito Tamburrini. Cambio anche per Venafro che ha fatto entrare il numero 8 Capuano. Tamburrini consegna a Minchella. Prova a passare centralmente, perde il pallone per un attimo e l'arbitro fischia infrazione di doppio palleggio proprio al capitano di Venafro e palla Virtus, pronto per la rimessa Ausiello. Ecco che finalmente può riprendere il gioco. Servito Lovatti. Grilli. Il blocco di Del Brocco che adesso riceve palla. Poi Yanes. Si destreggia con Chiari, poi Grilli. Di prima intenzione per Lovatti. A sua volta per Rauziello. Bomba! Tamburrini. Servito Chiari, poi Minchella, si libera Muglimi sotto canestro, con Grilli si libera ottimamente il numero 7, realizza due punti, 12-6, in vantaggio ancora la squadra di casa, adesso Del Brocco, all'indietro per Fabio Lovatti, poi Ausiello, arriva e si libera Del Brocco Grilli. Poi Del Brocco, Lovatti, Yanes, bella azione della Virtus. Yanes intercetta il rimbalzo di Chiari e poi Ausiello. Ancora una volta. 7 punti per il numero 10. Tamburrini. Passaggio consegnato per Minchella. Ancora Tamburrini. Finta il tiro, poi serve il numero 8, Capuano, sbaglia il passaggio, poi il numero 8, va da solo Ausiello, che schiaccia! E sono 9, e coach Mascio chiama il time out con la Virtus in vantaggio di 10 punti, cronometro fermo a 4 minuti e 47 e Virtus in vantaggio per 16-6. Fine del time out, quintetti che ritornano in campo, nessuna variazione per entrambe le squadre, anzi Venafro, rettifico, sostituisce il numero 8 Capuano con il numero 17 Fossati. Tamburrini, eccolo servito Fossati, Minchella,
Ancora Tamburrini, che si è liberato dai blocchi, prova ad andare in penetrazione, scarica fuori per Chiari, nell'angolo per Minchella, poi ancora Chiari, Muglimi contro Ausiello, va al tiro sulla sirena, ma l'arbitro non convalida il canestro del numero 7, poiché i 24 secondi erano già scaduti e palla Virtus. Lovatti sul punto di battuta, servito Giovanni Ausiello. Ancora Ausiello che prova a servire Lovatti, il suo passaggio però viene intercettato da Muglimi con il piede, palla Virtus. Ausiello che ribalta per Grilli nell'angolo, poi scarica fuori per Yanes, ancora Grilli, poi Yanes prova a servire Del Brocco, intercetta tutto Fossati, che poi va a terra con uno scontro con Del Brocco, che adesso subisce fallo e si presenterà in lunetta per i due tiri liberi. Uno su due per Del Brocco. Tamburrini. Ancora il numero 11, poi serve Chiari. Non sa chi dare il pallone e commette infrazione di passi il numero 19 di Venafro. E palla per la Virtus Cassino. Grilli batte subito su Lovatti, che va via a Tamburrini. Numero 11 rimane a coprire la visuale del numero 30, poi ancora nell'angolo per Grilli, che dall'altra parte del campo serve Ausiello, poi Yanes sotto canestro, scarica fuori centralmente per Lovatti, ancora Yanes, si gira con il gancio Luca Yanes. Primi due punti anche per Yanes. Muglimi, Fossati, poi Tamburrini. Va, fa tutto da solo il numero 11. Bellissimo il canestro di Tamburrini. Virtus che già in avanti con Grilli che ha servito Yanes. Sotto canestro per Del Brocco che scarica fuori per Ausiello. Questa volta la bomba finisce sul ferro e recupera il rimbalzo difensivo Fossati, che fa ripartire ancora una volta Tamburrini. Va via Lovatti, bello il passaggio schiacciato per Muglimi. Altri due punti per Venafro. Risultato di 19 a 10. Sempre per la squadra di casa. Ausiello prova un passaggio difficile, Lovatti che perde il pallone ed è costretto a commettere fallo su Tamburrini, che stava andando da solo a canestro. Cambio per Casino, che sostituisce il numero 50 Del Brocco con il numero 6 Luca Castelluccia. Tamburrini in lunetta per i due tiri liberi. Uno su due per Tamburrini, palla che torna in possesso di Venafro per il fallo antisportivo di Lovatti. Grilli che adesso lascia il campo al capitano Manuel Carriso. Tamburrini, passaggio consegnato a Muglimi che va via a Yanes. Scarica fuori per Fossati che va al tiro sul ferro, a rimbalzo Chiari.
che conquista il gioco da 3 punti. Canestro più tiro libero aggiuntivo per il numero 19. Sbaglia il tiro libero aggiuntivo Chiari, a rimbalzo Castelluccia, fa ripartire Lovatti che prova ad andare via Minchella, poi scarica per Castelluccia, Carriso, Janes, ancora Lovatti nell'angolo per Castelluccia, centralmente per Ausello. C'è anche il tiro libero aggiuntivo per Ausello per il fallo commesso dal numero 19 Chiari. Ausello, 12 punti, doppia cifra per il numero 10. Muglimi, Minchella, il blocco di Fossati, va via Minchella nell'angolo per Chiari, prova la tripla, sono 2 punti per Chiari, poi Lovatti, intercettato il passaggio di Lovatti ma riesce comunque ad andare a destinazione, poi prova la bomba, rimbalzo offensivo Janes che realizza 2 punti. Muglimi, Minchella, va via a Carriso, poi va a canestro, sbaglia il tiro il numero 9 e cambio per Cassino che sostituisce Luca Janes con il numero 14 Roberto Chiacic. Palla Virtus, Carriso, serve Lovatti, Ausello si libera dai blocchi, Carriso e viene servito, finta il tiro Carriso, poi scarica fuori per Lovatti che di prima intenzione serve Chiacic, poi ancora Lovatti, tiro sul ferro e a rimbalzo Muglimi che riparte velocissimo e Ausello commette fallo sul numero 7 in maglia blu, 2 tiri liberi per Muglimi. Ausello che lascia il campo a Filiberto Dri. Muglimi in lunetta, su 2 per Mohamed Muglimi, Chiacic che rimette su Dri, poi Lovatti, aspetta che i compagni si liberino dai blocchi e poi serve Castelluccia per Carriso, poi ancora Castelluccia, finta la tripla, la realizza adesso Castelluccia. ...26-17... Chiari chiama il movimento di Luglimi che va con la bomba, Luglimi, Lovatti, Dri, Chiacic non capisce le intenzioni di Dri e finisce il primo quarto con il risultato di 26-20 per la Virtus Casino su Dynamic Venafro. Tutto pronto per l'inizio del secondo periodo di gioco.
palla per Cassino, è pronto il capitano Manuel Carriso a dar via all'inizio del secondo quarto. Servito Lovatti, va via Capuano, poi riserve Manuel Carriso che commette infrazione di passi e palla Venafro. Fossati batte subito sul play Tamburrini, poi Chiari, Capuano, Muglimi vuole il pallone, viene accontentato e l'arbitro fischia il fallo di Dri proprio sul numero 7 Muglimi. Palla Venafro e Cassino che sostituisce l'autore del fallo, Dri, al suo posto al numero 10 Giovanni Ausiello. Muglimi, Capuano, manda a terra Carriso, poi prova a servire Chiari ma perde il pallone e recupera tutto Castelluccia che serve Fabio Lovatti, ancora contro Capuano, alla meglio il numero 30, non sa chi dare il pallone, poi serve Ausiello, bello il blocco di Kjačić, poi ancora Ausiello, finta la tripla, passaggio schiacciato per Kjačić che perde per un attimo il pallone, poi sbaglia il passaggio per Ausiello e recupera Muglimi che parte in transizione, ancora il numero 7, la stoppata di Giovanni Ausiello che riparte, ribalta nell'angolo sinistro per Carriso che si destreggia, poi scarica fuori per la bomba di Castelluccia sul ferro al rimbalzo offensivo, Ausiello sbaglia l'appoggio e riparte Venafro, bella partita e adesso il gioco si ferma per il fallo di Carriso. Palla Venafro, fallo del numero 19 Carriso, ai danni del numero 7 Muglimi. Palla Venafro, Muglimi, Capuano si libera dei blocchi Tamburrini con il numero 11 contro un ex compagno di squadra Lovatti, va con la bomba Chiari vicino alla doppia cifra, anche il numero 19, 7 punti per lui, mentre Muglimi per Venafro insieme a Odasiello è uno degli uomini che è andato in doppia cifra. Carriso sotto canestro per Kjačić, si gira Kjačić, primo ferro al rimbalzo Castelluccia, Tamburrini, Muglimi, Chiari, Fossati ancora per Tamburrini, punta Lovatti, prova a superarlo, poi scarica per Fossati che sbaglia il tiro e riparte Cassino, Lovatti per Carriso, perde il pallone il numero 19 e ancora una volta Muglimi in transizione, va in terzo tempo, un'altra stoppata della Virtus, questa volta protagonista è Kjačić che ha servito Castelluccia che non realizza la tripla e al rimbalzo difensivo Chiari fa ripartire il compagno Tamburrini, blocco di Chiari, poi viene servito da Tamburrini, Muglimi, servito Capuano centralmente per Fossati, chiuso da due uomini, poi ancora Capuano, prova lui con la tripla, non c'entra il canestro, al rimbalzo Kjačić, Lovatti per Carriso, bello il numero del capitano Carriso, Carriso. 30-23 per la Virtus Cassino. Chiari vuole il pallone, Muglimi viene accontentato, ancora Muglimi contro Ausiello, una serie di numeri,
e subisce fallo il numero 7, questa volta da parte del numero 10 Ausiello. Benafro che chiama il time out. Arbitri che richiamano in campo i quintetti, nessuna variazione per la Virtus Cassino. Benafro che tarda a rientrare in campo, lo fa adesso con una variazione, entrato il numero 9 Minchella al posto del numero 11 Tamburrini. Palla Benafro, è pronto Capuano, prima però il primo assistente ha qualcosa da rettificare con coach Vettese. Ecco che si riprende con il risultato di 30 a 23 per i padroni di casa. Capuano, serve Luglimi, sbaglia il tiro, a rimbalzo Kjačić che riesce a servire Carriso, scarica dietro per Lovatti, poi ancora Carriso, il no look per Ausiello, vuole il pallone Kjačić, servito il numero 14, va in terzo tempo Kjačić, due punti per il numero 14. Minchella, blocco di Chiari per la tripla di Minchella che finisce sul ferro, al rimbalzo arriva il numero 8 Capuano che riserva il capitano Minchella, poi sbaglia il passaggio nell'angolo per Luglimi e regala il possesso alla Virtus. Lovatti, servito Ausiello, ancora Lovatti, chiuso da due Lovatti, riesce a servire Castelluccia, poi Ausiello, vede nell'angolo Carriso che si accentra, poi scarica fuori per Lovatti, ancora Carriso, numero su Fossati, palla a Castelluccia, poi Ausiello, Carriso, Ausiello, bella questa azione della Virtus, peccato che non è andata a buon fine, e riparte Benafro con Minchella, servito Luglimi. Vuole il blocco di Minchella, poi fa tutto da solo Luglimi, sbaglia il tiro, al rimbalzo Ausiello, serve Lovatti a sua volta per Carriso che porta avanti il pallone. Carriso! Minchella. Chiari, ancora Minchella. Va al tiro il numero 9, due punti. Lovatti, pressato da Capuano, nell'angolo il passaggio di Castelluccia per Carriso, che non sbaglia. Minchella, Fossati, poi Chiari. Aspetta che i compagni si liberino. Servito adesso Luglimi che si gira su Ausiello e realizza due punti. Più 13 per il numero 7. Carriso, Castelluccia. Poi Lovatti che chiama lo schema. Servito Ausiello centralmente per Castelluccia che sbaglia e riparte transizione Benafro con Luglimi. Servito Minchella, ma il gioco è fermo per l'infrazione di passi del numero 9 Minchella. Doppio cambio per la Virtus Cassino. Entrano Janes e Del Brocco al posto di Carriso e Kjačić. Doppio cambio anche per la squadra ospite che fa rientrare il numero 11 Tamburrini.
ed entra il numero 3 D'Amico. Ausiello. Del Brocco. Servito Carrizo. Giannis. Chiuso, riesce a servire Del Brocco. Che si aggiudica il gioco dei tre punti. Tiro libero aggiuntivo per il numero 50. Sbaglia il tiro libero aggiuntivo Del Brocco. Tamburrini. Fossati. Servito D'Amico. Primo pallone per il numero 3. Tamburrini. Il blocco di Chiari. Parte Tamburrini. Scarica fuori per Minchella. Sbaglia la tripla. Al rimbalzo Carrizo. Che serve Ausiello. Va contro Chiari. Ausiello! Tamburrini si arresta sulla linea dei tre punti. Servito Chiari, poi Minchella, ancora il numero 9, servito poi Tamburrini che prova la penetrazione, perde il pallone, ancora una volta Carrizo, questa volta per Lovatti che scarica per Ausiello, il no look per Luca Giannis. 43-27, a 2 minuti e 17 alla fine del secondo quarto. E Benafro in avanti con Fossati. Sbaglia il tiro. E l'arbitro che fischia il tecnico, coach Mascio. Cambio per Cassino. È pronto ad entrare Cerniz. Entra il numero 66 al posto di Fabio Lovatti. Prima però c'è il time out chiamato dalla squadra ospite sul risultato di 43-27 per i lupi rossoblù. Rientrano sul parquet i quintetti. Variazione detta in precedenza di Cerniz, entrato al posto di Fabio Lovatti, e Carrizo in lunetta. Sbaglia il tiro e palla ancora per la Virtus Cassino. Servito il nuovo entrato Cerniz che chiama subito lo schema, il numero 66. Servito Carrizo che spara la bomba. Fa un giro sul ferro e poi esce la tripla di Carrizo. Sporcato però il rimbalzo da un giocatore di Benafro e Cassino che rimane in zona offensiva. Cerniz, servito Del Brocco, poi Ausiello, ancora Carrizo, servito Del Brocco, bello il passaggio per Giannis, viene intercettato da Fossati che fa ripartire Tamburrini che va in penetrazione, sbaglia il tiro e Del Brocco fa ripartire questa volta Ausiello, passaggio schiacciato per Luca Giannis. Tamburrini. Fossati. Luglimi. Perde il pallone e poi lo recupera il numero 7. Vuole andare via Carrizo ma non ci riesce. E quindi serve Tamburrini che sbaglia ancora il tiro. E Cerniz vede il capitano che realizza altri due punti. Cambio per i padroni di casa che sostituiscono il numero 10 Ausiello con il numero 1 Daniele Grilli.
ecco che finalmente può riprendere il gioco con Tamburrini. Servito Luglimi. Va Luglimi, solo rete per il numero 7. Cerniz, servito Carriso. Del Brocco, ancora Carriso. Cerniz, Yanes che subisce fallo da parte del numero 17 Fossati, e palla Virtus con Manuel Carriso. Grilli vuole lo spazio per la tripla, poi serve Del Brocco che scarica su Yanes che si gira, sbaglia il tiro, riprende il rimbalzo Yanes. Tamburrini, va via Del Brocco, salta su Cerniz ma sbaglia il tiro e al rimbalzo Yanes. Del Brocco, poi Grilli, ancora Del Brocco e il fallo del numero 7 Luglimi ai danni del numero 50 Del Brocco, che si presenta in lunetta per i due tiri liberi. Zero su due per Manuel Del Brocco. Tamburrini. Finisce però anche il secondo quarto e le squadre vanno all'intervallo lungo con la Virtus Cassino in vantaggio per 49 a 30 su Dynamic Venafro. Il programma è realizzato con il sostegno della Banca Popolare del Cassinate. Tutto pronto per l'inizio del terzo quarto con palla a Venafro, Virtus che ha concluso il secondo quarto in vantaggio per 49 a 30 sulla squadra ospite. In campo per Cassino il numero 66 Cerniz, 50 Del Brocco, 1 Grilli, 19 Carriso e con il miglior marcatore per ora della Virtus Cassino Giovanni Ausiello con 14 punti, mentre per Venafro in campo Chiari, Tamburrini, Fossati, Minchella e Luglimi, che invece è il miglior realizzatore di Venafro con ben 16 punti. Intanto Grilli ha sbagliato il tiro da 3 punti, è ripartita Venafro in transizione con il solito Luglimi che ha subito fallo e andrà in lunetta per i due tiri liberi per il fallo commesso da parte di Giovanni Ausiello. Due su due per Mohamed Luglimi. Cerniz, servito Ausiello contro Luglimi, poi Carriso, servito ancora una volta Cerniz, sotto canestro per Manuel Del Brocco che prova ad andare via a Chiari, poi scarica fuori per Grilli per la tripla di Carriso che finisce sul ferro e al rimbalzo non arriva il giocatore della Virtus. Palla Venafro, avanza Tamburrini, servito Chiari. Fossati non capisce le intenzioni di Andrea Chiari e regala il possesso alla squadra di casa. Carriso, Cerniz, il play tascabile della Virtus Cassino, il blocco di Del Brocco, Cerniz scarica per Carriso, Ausiello, ah, un
Graziello! 17 punti. Luglimi. Fossati. Perde il pallone, lo recupera Manuel Carriso, che serve Cerniz. Scarica nell'angolo per Daniele Grilli, che va in penetrazione e realizza due punti e guadagna il tiro libero aggiuntivo. Daniele Grilli. Grilli realizza anche il tiro libero aggiuntivo e siamo sul 55-32. Luglimi, il blocco di Chiari, va Luglimi a canestro, sbaglia il tiro e riparte Carriso, che sta recuperando davvero molti rimbalzi, ma adesso si distrae e si fa recuperare il pallone. Ci mette una pezza del blocco che recupera, poi ancora Ausello! Palla! 20 punti per Ausello. Tamburrini. Chiari. Tamburrini. Va al tiro Tamburrini, altro ferro per il numero 11. Questa volta Ausello al rimbalzo. Cerniz sfrutta la sua velocità, poi perde il pallone e va in transizione Tamburrini. Sbaglia anche questo tiro e recupera il rimbalzo offensivo Luglimi, che non sbaglia. Due punti più tiro libero per Mohamed Luglimi. Realizzato anche il tiro libero aggiuntivo del brocco per Ausiello. Servito Cerniz. Ancora Ausiello, poi Carriso. Grilli di prima intenzione per Del Brocco, bello l'assist per Carriso che sbaglia e riparte Luglimi, anche lui quota 20 punti. Bello l'assist schiacciato per Fossati che sbaglia l'appoggio e riparte Ausiello. Carriso spara la bomba, finisce sul ferro al rimbalzo Fossati e quindi Tamburrini, va via Ausiello, Tamburrini, altro canestro sbagliato dal numero 11 e poi Del Brocco prova a prendere questo rimbalzo ma l'arbitro fischia palla contesa e cambio per entrambe le squadre. Venafro che sostituisce Tamburrini con il numero 8 Capuano, mentre per la Virtus Cassino escono Del Brocco e Cerniz, ai loro posti Filiberto Dri con il numero 33 e il numero 15 Ianes. Proprio Dri ad impostare questa azione della Virtus. Grilli va da 3, sbaglia il tiro, Capuano al rimbalzo e intercetta tutto Ausiello. Palla Venafro. Luglimi per la rimessa, servito Minchella, il capitano di Venafro avanza, dà un'occhiata ai movimenti dei compagni, poi preferisce dare il pallone a Luglimi che va via Ausiello, altro tiro da parte del numero 7, primo ferro e riparte Grilli che subisce fallo da parte del numero 17 Fossati. E due tiri liberi per Grilli. Fossati che adesso lascia il campo ed entra con il numero 22 Montanaro. Uno su due per Daniele Grilli.
Minchella chiama lo schema al numero 9. Ancora Minchella con il possesso del pallone e poi subisce fallo da parte di Daniele Grilli e palla Venafro, si incarica della rimessa Luglimi, che poi però lascia il posto a Minchella, che serve il nuovo entrato Montanaro. Si fa vedere Capuano e viene servito con il numero 8, servito poi Minchella che perde il pallone, lo recupera Ausiello che serve Carriso di prima intenzione sotto canestro per Luca Iannes. 61-35 per Cassino. Luglimi va via a due uomini, realizza altri due punti. Carriso, Ausiello, Iannes scarica fuori per Filiberto Dri nell'angolo per Dri, per Grilli scusate, che penetra, sbaglia il tiro, a rimbalzo offensivo Iannes, poi Ausiello per Carriso, ancora Ausiello, va via a Fossati, poi Dri subisce il fallo da parte del numero 8 Capuano e Virtus che rimane in zona offensiva. Ausiello servito Dri, si gira ottimamente su Capuano, sbaglia però il tiro e poi Capuano che subisce fallo tecnico, viene fischiato fallo tecnico ai suoi danni per la frustrazione del numero 8 che aveva fatto girare Dri. Capuano che lascia adesso il campo, al suo posto si rivede con il numero 3 D'Amico. Palla Virtus con Dri, Carriso, Grilli si gira, altro ferro, al rimbalzo Iannes, non arriva nessuno sul suo passaggio e quindi Luglimi sta trascinando da solo il Venafro con ben 25 punti, il nostro ex. Poi Iannes nell'angolo per la bomba di Ausiello che si disinnesca sul ferro e riparte Minchella. Poi D'Amico. Servito ancora una volta Minchella. Va con il tiro Minchella. Sbaglia il tiro, al rimbalzo Dri. Bello il passaggio per Iannes, scarica fuori per Carriso che non arriva sul passaggio e palla che finisce in possesso per la squadra ospite. Time out per Venafro sul risultato di 62-39 a 3 minuti e 46 alla fine del terzo quarto. Fine del time out, Cassino c'è in campo con i 5 che hanno chiuso il secondo quarto, mentre per Venafro si rivede il numero 22 Montanaro.
proprio il numero 22 per la ripresa del gioco. Servito da Mico. Luglimi che si è liberato dai blocchi. Va via a Carriso, scarica fuori per D'Amico che però non intercetta il passaggio e Grilli realizza due punti. Minchella. Luglimi. Va Luglimi, ferro per il numero 7, poi Yanes. Dripper, Grilli, Carriso, manda a vuoto Luglimi, ancora Carriso. Passaggio sotto canestro per Yanes, c'è però infrazione dei 3 secondi offensivi per Yanes. Palla Venafro che sostituisce il migliore in campo per Venafro, Luglimi con il numero 11, Tamburrini. Montanaro per D'Amico. Pensa al tiro, lo prova, il ferro al rimbalzo Tamburrini. Montanaro, va lui con la tripla. Schaff, solo rete per il 22 di Venafro. Adesso Carriso. Blocco di Yanes. Carriso preferisce dare il pallone a Grilli nell'angolo. Poi Yanes scarica fuori per Dri che prova la penetrazione. Subisce fallo, 2 tiri liberi per 33 in maglia rosso-blu. Fallo del numero 19, Chiari, andati del numero 33, Dri. Su 2 per Filiberto Dri, 66-42. D'Amico. Ancora il numero 3. Serve Tamburrini. Chiari. Ancora Tamburrini. Va via Yanes nell'angolo per D'Amico che manda a vuoto Dri. Va al tiro D'Amico. Prende il rimbalzo Carriso che riparte, vuole il blocco di Yanes, poi ancora nell'angolo, questa volta per Ausiello, ribalta tutto per Grilli, poi Yanes si gira su Tamburrini, passaggio per Ausiello che scarica fuori per Dri, palla sul ferro, al rimbalzo Ausiello che realizza altri 2 punti. Tamburrini. Ancora Tamburrini, poi D'Amico. Chiari dà un'occhiata al canestro, poi aspetta Tamburrini e lo serve. Va via Carriso, Tamburrini. Bello il gioco del numero 11. Cambio per Venafro che sostituisce il numero 3 D'Amico con il numero 17 Fossati, mentre per la squadra di casa entra il numero 30 Lovatti al posto del numero 10 Ausiello. Palla Venafro. Tamburrini, Fossati, ancora Tamburrini, chiuso da 2. Tamburrini va al tiro, realizza 2 punti, numero 11, Lovatti per Dri, ancora Lovatti. Carriso, Grilli. Gioco fermo per il fallo del numero 22 Montanaro ai danni di Grilli che si presenta in lunetta per i 2 tiri liberi.
1 su 2 per Grilli, Minchella per Montanaro che sbaglia il passaggio, o meglio viene intercettato da Carriso che serve Grilli, poi Yanes di prima intenzione per Dri, canestro del numero 33 non valido per infrazione di passi proprio di Dri, e palla a Ben Afro. Montanaro, Minchella, Minchella scarica per Chiari, poi Tamburrini contro Carriso, Tamburrini, e subisce il fallo da parte di Manuel Carriso. Fallo del 19, Carriso, palla Venafro. Palla Venafro con Tamburrini che dice ai compagni in carica Minchella di questa rimessa. E viene servito proprio Tamburrini, poi Fossati, Montanaro, ancora Tamburrini, gioca con il cronometro Venafro, mancano 5 secondi, Fossati, 2 punti. Finisce il terzo quarto con il risultato di 69 a 46 per la Virtus Cassino su Venafro. Tutto pronto per l'inizio dell'ultimo quarto, Virtus che comanda per 69 a 46, Tamburrini, blocco di Chiari che viene servito, poi Minchella, ancora Luglimi che si gira su Ausiello, e Kjačić prende il rimbalzo, Lovatti, Grilli, Grilli al rimbalzo, Kjačić che perde il pallone e riparte Venafro con Luglimi, passaggio per Tamburrini, 2 punti per il numero 11, Lovatti. Grilli, Carriso nell'angolo per Ausiello, ancora Carriso, Kjačić fuori per Lovatti, ancora Carriso, Kjačić, ottima azione difensiva per Venafro, infrazione dei 24 secondi per Cassino, e riparte Venafro con Tamburrini, chiama lo schema il numero 11. Va al tiro Tamburrini, tabellone, e al rimbalzo Carriso, servito Grilli, ancora per Carriso, sbaglia il passaggio Grilli, e Luglimi va da solo a canestro. 27 i punti del numero 7 in maglia blu, Carriso, Lovatti, ancora Carriso, poi Ausiello, Lovatti, va lui con la bomba! Fabio Lovatti, Tamburrini, Fossati, Minchella, perde il pallone, poi lo recupera Tamburrini, vuole il blocco di Chiari, parte Tamburrini e viene fermato dal fallo del numero 14 Kjačić. Palla Venafro, sostituzione per Cassino che sostituisce numero 1 Grilli con numero 33 Dri, Tamburrini, Minchella, Luglimi, Tamburrini,
scarica fuori per Minchella, ancora Tamburrini, prova la penetrazione, poi Fossati, perde il pallone, riesce a servire Minchella. Frazione di 24 secondi anche per Venafro e palla Virtus. Virtus che ha più 22 sugli avversari, risultato di 72-50. Centralmente per Carriso, il passaggio per Dri, ancora Ausiello, scarica fuori per Carriso, di prima intenzione per Fabio Lovatti, altra bomba del numero 30, Luglimi. Fa tutto da solo Luglimi. E altra stoppata di Roberto Chiagic. Venafro che rimane lì in zona offensiva. Minchella alla rimessa, prova a servire Tamburrini, intercetta tutto Lovatti. E altra rimessa per Venafro. Luglimi, ancora il numero 7, serve Tamburrini che va via all'ex compagno Lovatti, sbaglia il tiro, a rimbalzo era andato Giovanni Ausiello e palla Virtus per il fallo del numero 9 Minchella proprio sul numero 10 Ausiello. E Virtus che riprende il gioco con Dri, che porta avanti questo pallone. Servito Carriso, di prima intenzione, la tripla di Manuel Carriso. 78-50. Luglimi, Chiari, ancora Luglimi, prova a replicare Luglimi. 30 punti, prestazione maiuscola del numero 7. Lovatti, Carriso, altra bomba, Manuel Carriso. 16 punti per il capitano della Virtus, Minchella. Chiari, adesso sono solo triple, questa volta Chiari. Dri, Lovatti, Ausiello, Dri, ancora Dri, fa tutto da solo Dri, va al tiro, sbaglia, a rimbalzo Chiari, Luglimi, intercetta il passaggio Ausiello che serve il capitano, sotto canestro per Dri, scarica fuori per Ausiello. Ancora sotto canestro per Chiagic, che non intercetta il passaggio e regala il pallone agli avversari. 5 minuti e 20 alla fine del match e Cassino in vantaggio per 81-56. Luglimi, Chiari, Tamburrini, si libera dei blocchi Luglimi, viene servito, parte Luglimi, cade, perde il pallone, riparte in transizione Ausiello, bello il passaggio per Carriso. Minchella, servito da Tamburrini, il blocco di Chiari, ancora Minchella, Luglimi prova da lontanissimo, primo ferro, rimbalzo Carriso, Dri, Chiagic, va al tiro Chiagic, prende il ferro, rimbalzo, prova ad andare Ausiello, ma riparte Minchella che serve, scusate, il numero 4, entrato da poco per gli ospiti.
Durante, che ha provato a servire Minchella. Altro cambio per Venafro, che sostituisce Luglimi con il numero 8 Capuano, e Cassino che sostituisce il capitano Carriso con Luca Ianes. Tanti gli applausi per il capitano della Virtus. Tamburrini, il nuovo entrato Durante per Tamburrini, che realizza ma è tutto fermo per il fallo di Lovatti su Tamburrini, e palla Venafro. Durante, Tamburrini, realizza Tamburrini. Gioco che si ferma per i crampi di Tamburrini. Altro cambio per Casino, che sostituisce Lovatti con il numero 66 Cerniz. Per Venafro entra anche il numero 6 Cancelli. Al posto di Tamburrini, che deve arrendersi ai crampi, Cerniz, Ausiello, Ianes non arriva sul passaggio di Ausiello, palla Venafro. Cancelli, Durante, Capuano, ancora Durante, perde il pallone, lo recupera Ausiello, poi Cerniz, i primi due punti di Cerniz con la maglia rosso-blu. Cancelli, Minchella, chiuso da Kjačić, serve Chiari che spara la tripla sul ferro, e poi Ianes al rimbalzo, serve Dri contro Cancelli, poi Cerniz, sbaglia il passaggio e recupera Chiari che va in terzo tempo, sbaglia il tiro, ma c'è il fallo fischiato di Kjačić, proprio ai danni del numero 19 Chiari, che andrà in lunetta per i due tiri liberi. Su due per Chiari, che adesso lascia il campo a Fossati. Palla Cassino con Ianes, Cerniz che chiama lo schema. Cerniz ancora al numero 66, passaggio schiacciato per Luca Ianes, che non riesce ad ottenere il gioco da tre punti. Solo due tiri liberi per il numero 15. Fossati che lascia il campo per 5 falli, al suo posto rientra con il numero 19 Chiari. Su due per Ianes, 14 punti per il numero 15. Cancelli, Capuano, tutti a segno i giocatori della Virtus. Capuano manda a vuoto
Kjačić, ancora Capuano, poi Chiari, va con la tripla, altro ferro al rimbalzo Cancelli che serve Durante, finta il passaggio, poi serve Capuano, vuole il blocco potetato da Chiari che adesso viene servito, scarica per Durante, due punti Černíc, Dri, ancora Janes, Ausiello, va con la bomba Ausiello sul ferro, il gioco fermo per il fallo in attacco del numero 15 Janes, palla Benafro che sostituisce il numero 9 Minchella con il numero 22 Montanaro, due tiri liberi per Benafro. Durante, zero su due per Salvatore Durante e riparte quindi Černíc, servito Dri, poi Kjačić, ancora Černíc, il blocco di Kjačić per la tripla di Černíc sul ferro, al rimbalzo prova ad andare Kjačić, palla intercettata però da un giocatore di Benafro e quindi palla alla Virtus che rimane in zona offensiva. Dri prova a servire Ausiello, intercetta il passaggio Capuano che serve Cancelli, va al tiro il numero 6, due punti. Černíc, bello il passaggio per Dri che viene stoppato da Chiari e quindi Cancelli ancora una volta che prova a imitare il passaggio di Černíc ma colpisce Ausiello in una zona un po' delicata e Viterbo e Benafro, scusate, che rimane in avanti. Montanaro per la battuta, Chiari scarica per Durante, poi Cancelli, ancora Durante, Capuano, infrazione di passi del numero 8 di Benafro e palla Virtus, 1:10 alla fine, 87-64 per Cassino. Černíc, chiuso da Capuano in maniera irregolare, fallo sul numero 66, palla Virtus, Dri, servito Černíc, va via Cancelli Černíc, scarica nell'angolo per Dri che va con la bomba, altro ferro del numero 33, al rimbalzo Montanaro che serve Durante, vede dall'altra parte del campo Capuano e lo serve, a vuota Ausiello, ancora Capuano, poi Cancelli, perde il pallone, lo recupera Ausiello, riparte il numero 10 in transizione Ausiello e subisce il fallo da parte del numero 19 Chiari. Fallo del numero 19 Chiari e danni del numero 10 Ausiello. Ausiello in lunetta, due tiri liberi. Due su due per Giovanni Ausiello, 24 punti del numero 10. Cancelli, Chiari, Capuano, ancora Chiari, poi Montanaro,
Chiari, Cancelli, 3 secondi, Cancelli, primo ferro, a rimbalzo Ianes, Cernitz, 5 secondi al termine, Cernitz per Ianes. Ultima azione del match con Luca Ianes a un secondo alla fine di questo match. Vediamo se Ianes riuscirà a portare i 90 punti per Cassino. Ed è così, il primo andato a segno per Luca Ianes. In fila anche il secondo, Ianes, 91-64. E finisce il match, la Virtus Cassino vince 91-64 su Dynamic Venafro e vola a 8 punti in classifica in attesa dei risultati delle altre partite. Virtus che si trova in vetta alla classifica del girone C, quindi finisce sul risultato di 91-64 per Cassino, un match dominato sin dall'inizio dagli uomini di coach Vettese. Un saluto da Simone Daquanno e a risentirci. Il programma è realizzato con il sostegno della Banca Popolare del Cassinate.